Riapriranno il prossimo 15 di settembre le scuole materne, elementari e medie di Giulianova. Lo slittamento di 3 giorni rispetto alla data prevista del 12 è dovuto alle operazioni di pulizia e riallestimento degli spazi, a seguito del termine dei lavori di messa in sicurezza dei solai. Abbiamo deciso di posticipare di 3 giorni la riapertura delle nostre scuole rispetto a quanto prevede il calendario regionale, perché molti dei plessi scolastici quest'estate sono stati interessati da dei lavori di messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti. Gli interventi sono stati finanziati da un avanzo di bilancio pari a 600.000 euro. Gli istituti interessati dai lavori sono stati l'Istituto Comprensivo 1, i plessi di Amicis e di Bivio Bellocchio per una spesa complessiva di 227.000 euro, nel Comprensivo 2 gli edifici della Don Milani, Braga, Bindi e Via Mattarella, con un investimento da 373.000 euro. Ma anche le scuole di Colleranesco e Via Gobelli, per quanto non coinvolte nel piano di intervento, riapriranno il prossimo 15 settembre. Questi lavori sono stati fatti in seguito a delle indagini sui solai e sui controsoffitti e grazie all'avanzo di amministrazione abbiamo appunto deciso di destinare una buona parte dei fondi proprio alla messa in sicurezza. Erano lavori necessari, chiaro che nelle scuole si può intervenire solo durante la pausa estiva, devo dire che è stato fatto un lavoro egregio da parte delle ditte che hanno veramente lavorato tutta l'estate, si sono fermati solo praticamente nel giorno di Ferragosto proprio per riconsegnare in tempo le scuole. Le scuole verranno riconsegnate entro la fine di questa settimana, poi però è chiaro che gli operatori scolastici dovranno avere il tempo di riallestire gli spazi e le aule per accogliere al meglio i ragazzi il 15 settembre.